Abbiamo fatto una convenzione con l'Università di Bologna, uno studio importante che rilancia la legge regionale, che sostiene tutti i processi che vanno a contrastare la criminalità organizzata. Questa regione si discute spesso se sia interessata oppure no. Non ci sono forse sentenze, però abbiamo avuto due comuni che sono stati commissariati, abbiamo molti beni confiscati, pensiamo che anche la norma sulla gestione dei beni potrebbe cambiare per aiutare i beni da ristrutturare, perché poi bisogna trovare le risorse per metterle a disposizione. Evidentemente siamo di fronte a due segnali forti. Moltissimi giovani, grazie a Libera e le associazioni che aderiscono a Libera, partecipano in modo attivo alla cultura della legalità. Dall'altra, l'opportunità di mettere a disposizione delle scuole, del sociale, delle attività di aggregazione, delle politiche giovanili, beni che sono stati tolti dalla criminalità e sono messi a disposizione della gente, dei cittadini, delle comunità. Al sud abbiamo la produzione di beni che poi vengono commercializzati qui, abbiamo da Via della Maddalena un luogo già oggi identificabile e vivo contro la mafia. Io credo che sia importante che le istituzioni come oggi si mettano insieme alla società civile, perché non possiamo dare spazio, non possiamo lasciare margini. Sappiamo che la mafia cresce quando ci sono aree grigie in cui legalità e illegalità, come dire, si confondono. E per noi è una giornata doppiamente importante, perché stamattina abbiamo presentato proprio qui nello spazio incontri il piano dell'anticorruzione, il piano della performance. Di nuovo la regione Liguria si mette ai primi posti in Italia per aver approvato questo piano, che fa sì che il nostro ente inizi questa trasformazione nell'ottica della trasparenza. Vedendo oggi cosa succede in Italia, direi che ce n'è proprio la necessità, e tenendo conto che in regione Liguria due comuni sono stati recentemente sciolti proprio per infiltrazioni mafiose.